ci fu, ritengo doveroso sottolinearlo, un silenzio assordante da troppe parti, istituzioni, società civile, intellettuali, organi di informazione. Per troppi anni c'è stata una sorta di guerra civile culturale, combattuta per le stesse ragioni ideologiche che oggi fortunatamente si riscontrano in pochi ed isolati casi. Una guerra che con la scusa di tener testa ad una non meglio identificata propaganda reazionaria diede vita ad un negazionismo antistorico, anti-italiano e anti-umano. Sulle